Posso semplicemente dire una cosa, ragazzi. Che schifo. La vita è sopravvalutata. Sappiamo. Che schifo la tua. No, no, fa proprio schifo la vita. Ti assicuro che qualcuno mi fa un po' meno schifo. E guru guru! Non clicca, perché clicca su cosa fa? Ma non era guru guru! È uguale, ma non clicca! Cazzo, che me lo dà. Prima regola di internet, non si clicca sulle cose a caso. Denuncio Microsoft, che cazzo. Allora, questo guarda, prende. Ma è davvero la canna del gas. Allora, a parte che la Marvel è davvero alla canna del gas, è persona. Buonasera, Salamandri, i miei uomini dei facili costumi preferiti. Andre, sarà scritto start. Namo, avevo l'audio disattivato. Vado a mangiare, poi vado a cagare. Falla tutto. Ma mi piace che lui è un tubo diretto, cioè lui mangia e caga. No, ma lui aspetta la sera. È un piccione. Se ti ricordi, è sempre fatto. Aspetta che noi si parta per dire che va a cagare. Lui è un tubo diretto. Comunque, ragazzi, la Marvel è alla canna dal gas personalmente da quando è iniziato il progetto Marvel's Universe. L'ho sempre trovato una porcheria, rimarrà per me una porcheria per un semplice motivo. Perché se l'avesse fatto il Giappone una cosa del genere, tra virgolette, poteva funzionare? Perché c'è una sostanziale differenza tra manga e comic. Ovvero, i manga, tendenzialmente, a parte rare eccezioni, ma perché sono scritti e pensate appunto per un target e perché non finisca come gli Harmony o roba del genere, perché non sono una vera e propria storia, ma semplicemente una collana che serve per intrattenimento. Ma i manga, di solito, vengono pensati come un incipit, svolgimento e una fine. Massimo ci sono degli spin-off, come può succedere con un Boruto o rare eccezioni, ma si passa... Altra cosa. La Marvel. Quando tu vedi, se a me mi chiedessero, no? Allora, mi piacerebbe recuperare qualcosa di Akira Toriyama. E cosa mi consigli? No? O se no, dai manga. Cosa mi consigli? Guarda, ti posso consigliare queste brevi storie che sono un po' dei capostipiti di vari generi, quindi ti potrei andare a dire un Dragon Ball che ha segnato tutta la cosa Battle Shonen da lì in poi. Vabbè, il trittico famoso. Ti potrei comunque consigliare Jojo perché ha fatto styling da lui, cioè il prima e dopo Jojo. Comunque anche quello comunque lo metto un po' nei Battle Shonen. Jojo e penso Dragon Ball sono i capisabiti che hanno creato due cose. E poi ci sono tante altre cose. Potrei citarti un Videogirlie che ha cimentificato molte cose delle storie harem, roba del genere. Potrei anche andare a prendere vari, ma ci sono tante cose. Se qualcuno ti viene per sbaglio ti dico: guarda, mi vorrei affacciare ai comics, o poi andiamo anche più sul preciso, Wolverine, quale saga? Quella l'originale, quella che ha riscritto tutta la storia, 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 il light novel, lo spin-off che cancella lo spin-off precedente perché va tutto in un altro mondo. Questo è il comics americano, una merda. Allora, non sto parlando di gusti di disegni, non sto semplicemente parlando, ragazzi, follia. Se io ti chiedo Wolverine, se io chiedo a un fanatico del comics, chiedo Wolverine, lui mi chiede e lui mi risponde, la prima cosa che mi chiede è: di quale ciclo? Come di quale ciclo? Wolverine dovrebbe essercene uno. Come di quale ciclo? L'ultimate, l'originale, il di Pilatensium Dermestetica? Che poi fossero cicli tipo le Porca cazzo! isole di Oda, cioè della serie, che la trama c'è un proseguo, ma poi ha tipo come appunto le isole, cosa uno dice, vabbè, posso magari consigliarti un determinato ciclo, perché ok, magari puoi anche ripartire da lì, perché poi magari riassumono molto anche della roba prima, quindi ti puoi rigodere, è un buono starting point, per comunque agganciarti una storia che c'è da Sì. parecchio. Il problema del comic americano che fa: ah, ti è piaciuta tutta questa cosa? E io la rendo obsoleta perché la ricomincio da capo.
E te, la tua domanda è: ma io allora che cazzo continuo a guardare a leggerti? Perché intanto so che domani, come minimo, tutto quello che sto leggendo ora è tutta roba inutile. Boh, io, ragazzi, allora, gusto personale. Questo va a gusto personale, però se ne va a vedere nell'oggettivo, cioè, preferisco i fumetti italiani, i fumetti franco-belgi e quelli, i comics, cioè i manga giapponesi, perché hanno, sono una storia. Una. Non 750 variabili del solito cazzo di personaggio. Comunque, alla canale di Gallo, ma per me la Marvel ormai è morta per me a eoni fa. Allora, vediamo un po'. Marvel 1943, Rise of Hydra, l'avventura iper... E dai, è un po'... È proprio quello che serve in giochi del genere, la grafica ultra realistica. Un gioco di supereroi è proprio la grafica ultra realistica. Questa. E vi ricordo che ancora oggi il videogioco migliore in assoluto su un supereroe non è di un supereroe, si chiama Saint Robot e caga in testa qualsiasi cosa. Ora, a parte il ciclo dei Batman, a parte e Arkham, ma io, ragazzi, Batman, per quanto la gente venga messo tra i supereroi, io non riesco a me, per me è un vigilante, per me non è un supereroe, cioè lui è alla stregua, lui è un pazzo, non puoi metterlo come eroe, non è Batman, non è una figura positiva, cioè, capite? Quindi per quanto la gente lo mette tra i supereroi, non è un eroe Batman non ha niente di positivo. Cioè, ragazzi, guarda, è un cazzo di psicopatico vestito da nero come un pipistrello incazzato che mena la gente. Cosa c'è di eroico? Poi GTA Vice City, li riceve Tommy Verdi. Oh! Particolare. Finalmente abbiamo trovato un cosplay divertente da vedere. Beh, mi... magari non avrei fatto le foto in camera mia, però almeno vai in spiaggia, provaci. Io ripeto, sai che se non lo scrivevi che era Tommy Versetti, a me mi sembrava quello di coso di Dead Rising. Warhammer ci riprovano per l'ennesima volta, come sappiamo tutti sarà un gioco mediocre. Ragazzi, non vogliatemi bene, trovatemi un gioco decente. Hanno fatto vedere il gameplay del campione di Quidditch, ho paura di... Fate far vedere mappe e personalizzazione. Quindi non sta facendo vedere il gameplay. Esatto. Il che è... non so se sia... Niente Genshin Impact su Xbox per Jack or Dan è l'errore più grave di Phil Spencer. Forse perché ne vogliono uno loro. Tre giochi freschissimi per iniziare questa settimana alla grande. Allora, se mettono effettivamente Like a Dragon. Allora, Like a Dragon lo consigliamo perché comunque è tutto l'inizio di una nuova saga per quanto concerne Like a Dragon di Yakuza. Anche se adesso, grazie ai nostri simpatici doppiatori, Like a Dragon in Italia è diventato Yakuza, quando in realtà era il sottotitolo, in realtà il titolo era Like a Dragon, ma lasciamo perdere. GTA 6, allerta. Sì, quello che allora, visto anche allora, effettivamente dopo che ha detto quello che ho fatto io prima, effettivamente potrebbe lasciare intendere, ma quanto puoi essere Andrea per fare una cosa del genere? Dai, non era un malware, era un link casuale. No, vabbè, vengono comunque cosati da sono pagine. Sì, ok, diciamo che era Guruguru, siccome girava voce, visto che girava voce che volevano rifare anche di quello un remake e tutto. Guruguru, ragazzi, per me continua a essere tra le opere più divertenti e stupide allo stesso tempo. Capcom continua a registrare incassi da urlo e prova a sistemare i problemi con Xbox. Cosa c'aveva?
Ok, nel periodo considerato del rap sono state vendute, ok, mentre mi hanno portato a Davos Dogma 2. Per rompere i coglioni, ma l'hanno comprato un botto di persone. Non così tanto perché siamo solo a 9 milioni. Ma... Ah no, scusami, 3 milioni. Che va, comunque ha venduto 12 Hai milioni di venduto 10 milioni di copie, copie, che cioè. Diamogli tempo. Peccato che sia sempre solo. A parte che Dragon's Dogma è sempre stato poi anche nicchia Dead della nicchia. Rising, cosa intende? Dead Rising 1 o la saga di Dead Bella Rising? domanda. Perché se intende la saga di Dead Rising, comunque vuol dire che Dragon's Dogma. Capcom starebbe collaborando per trovare una soluzione ai problemi tecnici così da portare il pacchetto anche su console Xbox. Insomma, mi pare sia solo questione di... Ma che cosa va a portare? Ah, per la versione Marvel Ah, Snap. vabbè, che culo. Io devo ancora capire com'è possibile che ci sia problemi solo con Xbox. Ora, personalmente, una cosa che do ragione alla gente, secondo me la manovra più scema che ha fatto Microsoft è proprio la Serie S. Sai più tardi, io perché ogni volta che vedo questa immagine mi inquieta tantissimo? A che ora? Non c'è plazo. E mezzo sempre. E vabbè, tutto lui in ferie, sai. Perché ogni volta che vedo questa immagine È mi inquieta? inquietante, sì. Sì, Infinity Infiniti Nikki. Nikki. Lo mettiamo almeno a 7 a 1080. Wow, hanno dovuto usare la Real Engine 5 per fare sto gioco. E tra le altre cose mi ricorda Che Kingdom Hearts 4. tra l'altro, effettivamente, Ah, negli spazi chiusi effettivamente forse può anche essere il massimo la sono Real Engine. stronzo, poi mi vado a prendere prima di mettermi a prendere l'app. Dicevo, se facci Perché ho caso, fatto una. lo stronzo io? Ma sono io stronzo. Ah, ok. Facci caso, ha detto, sai che ascolto così, della moca. E Moro, effettivamente. Infatti, sono notato una cosa, c'è troppo quello di relazione ultimamente tra Sony e Epic Games. Ma trova sta uscendo con la Real Engine? Vabbè, Vabbè, comunque dimmi. no, facci caso, allora mi ci ha fatto pensare che effettivamente è vero. Ora, i due grandi cose sulla quale girano i giochi sono la Real Engine e quell'altro, come si chiama? Unity. Unity. Facci caso, quelli di Unity, molti di loro probabilmente sono quei. Una sedia che prima o poi ragazzi dovremmo Oh, prenderci, ma ci vuole dicevo, una sedia decente. i giochi fatti su Unity sono quelli che poi diventano capolavori, che partano un po' male, ma poi diventano capolavori. Tipo BioShock 2, che la gente continua a dire che è un po' me, a me è piaciuto molto più del primo. Mentre quelli in Unreal Engine sono tutti i giochi, facci mettere, sono tutti i giochi che del vorrei ma non posso. In che senso? Cioè, che vorrebbero fare il giocone della storia, ma non ce n'è ancora uno uscito che vale neanche metà del prezzo del biglietto. Cioè, vorrei buttarti un giocone, però poi alla fine sono tutti giochetti mediocri. Anche tutta la roba ultra pompata dell'Unreal. Facci caso, tutta roba che la guardi qua. Sì, vorrei essere un AAA, ma non ci sono riuscito manco per il cazzo. Per un semplice motivo, perché l'hanno sempre detto, se la gente ascoltasse non solo i coglioni che fanno ste riviste di merda, ma ascoltasse gli sviluppatori hanno sempre detto, fa sì, tutto molto bello la Real Engine 5, effettivamente, tutto bello, cazzate varie, ma se fai come vuole la Real Engine 5, non t'azzardare a avere un minimo di espressioni artistiche, le Real Engine 5 ti dice... Fa crashare tutto e quindi si ritroveranno sempre con una bella impatto visivo, ma che è tutto estremamente estitico. Esatto. Perché Borderlands è l'unico che non gliene è mai fregato un cazzo di queste cose? Perché tanto lui ha già creato il suo stile, cioè lo deve semplicemente, non gliene frega del realismo, massimo lo aiuta a rendere migliori le luci, i Bene. colori. Mentre Unity, da quello che so, è più malleabile, per questo viene scelto spesso più Unity che la Real Engine.
E l'altra cosa è che Unity ci ha provato a fare come Epic. Videogiochi o console pacco? A me verrebbe da dire videogioco pacco Banished, l'ultimo che mi viene in mente. La console pacco per me continua a dire in questa Per me è la generazione. Wii. No, per me in questa generazione la console più pacco di tutto continua a essere Xbox Series S. È completamente inutile. Cioè, per me è stata la manovra più idiota che ha fatto Microsoft. Per me, invece in generale, per me è la Wii. Allora. Perché ha buttato il coin, ma è stato veramente un Allora, pacco, perché non è mai stato una aspetta, sono curioso. 5 remake e allora le remastered non dovete comprarle. Boicottate le remastered. Allora, io. Gothic, no? Questa immondizia. Scamander! Stavi dicendo che i giochi di Arrear sono belli graficamente mastitici, altrimenti poi non capisci il senso della frase. Per fortuna io non sono. Questo sarei curioso di vedere se è davvero un remake. Ma magari è quello che ci si era comprati anche noi, eh. Allora, no, quello era per la Wii, ma quello era una remaster. Allora, ragazzi, io Come vorrei. se non fosse mai successo che le remaster della Wii o del GameCube fossero diventate dei porting per console successive. Mai successo una No, cosa del allora, te genere, stai parlando dei remake tipo Resident Evil 1. E tra le altre cose, Microsoft, io, cioè, Capcom, io ti voglio bene. Bello il 2, bello il 3, bello il 4, però adesso il eh? primo è Se troppo non so la vecchio. mano ti lascio. Dove vai? Prendi l'acqua? Vai con No, io niente. Ragazzi, io continuo a trovarmi ingenuamente da abbracciare per questa cosa. Io non so come avete fatto a dare voti alti a questa cosa. Un gioco che è stato diviso in tre, per ora hanno detto che non è detto che siano solo tre parti. Un gioco che doveva essere un remake, ve l'hanno spacciato che non sarebbe potuto entrare tutto in un unico disco, l'hanno diviso in tre parti e tra le altre cose la prima è stata un me, il secondo è stato boh, tra le altre cose se continua dell'arte gli rimane solo il nome di Final Fantasy VII. Ripeto, come si fanno i remake fatti bene? Questo è un remake fatto. Questo io li denuncerei. Io chi ha fatto questo li denuncerei. Mi direte perché? Ma lo faccio vedere subito perché denuncerei chi ha fatto quello. Allora, Dragon Quest 3 remake. Guardate l'immondizia. Questo è il remake di Dragon Quest 3. E fatto in 2D in mezzo. Ragazzi, io come la devo prendere una cosa del genere? Sento Mirko, mi sa che mi sono dimenticato di tirare lo sciacquone. No, guarda, a Mirko ce l'ammazzeresti. Non glielo fate mai a Mirko una cosa del genere. Allora, comunque, GTA 5 in arrivo su PC Game Pass. Non penso, dai. Borderlands 4 si avvicina? Il Felicissimi fan. Non nuovo gioco di Gearbox renderà felicissimi fan. mi dire che sono su una remaster di Borderlands 2, perché non ne ha bisogno, Non ha bisogno di animarsi, massimo mi fai un remake. Quello in realtà eh. quello che Però con ne. il più grande e miglior team. Sì, è quello 2D più. Allora, capo di Gearbox ha parlato del nuovo progetto del suo team, assicurando che i fan ne saranno davvero contenti. Non sono stato impeccabile nel nascondere il fatto che stiamo lavorando su diversi progetti, ma soprattutto che stiamo lavorando su grandi cose. Sono fiducioso sul fatto che i nostri fan saranno davvero, davvero felici con il prossimo gioco che stiamo pronti ad annunciare. E posso assicurarvi che non abbiamo intenzione di fare aspettare ancora a lungo prima di svelarlo. Sto lavorando con il più Ah no, grande e allora miglior se mi team. fai una remaster con il più grande team, Stiamo lavorando a ciò si che tutti i sarebbe nostri stupendo. fan vogliono esattamente da noi. Sono davvero elettrizzato e non vedo l'ora di parlare. Borderlands 4. Alla sua punta è Borderlands Sì. 4. A meno che, Oddio. aspetta, potrebbero fare come quando hanno presentato i tre, potrebbero fare, siccome è un enorme team e la gente lo richiedeva dagli anni, soprattutto dopo che è uscito il 3, potrebbero aver fatto due team diversi, di cui uno sta facendo il remake dei primi due, Allora, che non ce n'è bisogno, ma sono soldi. oddio,
E non ce ne sarebbe bisogno. Del primo, se ne può... No, allora, no, ma infatti per questo, il primo e il secondo, secondo me, allora, il secondo è sempre bello, ma il 3 ha migliorato tutte le animazioni, tutti gli impatti visivi, il sistema di movimento. Te prendi il primo, li metti il gameplay del terzo, quindi rivisiti anche tutte le Pandora, il skill tree. Gli skill tree, il fatto che ti puoi aggrappare, quindi i modelli, anche un po' le varie mappe, eccetera. Allora, allora posso dirti ok, e mi puoi ripartire da Borderlands 1, poi magari poi riaggiungere anche un po' la storia e tutto quanto. Tra l'altro potresti fare anche, visto che adesso c'è tutto, potresti fare anche la mossa a volpino di introdurre Jack. No, a parte di introdurre Jack, di far cicciare fuori in Borderlands 1 sia Tinitina sia Krieg, così di attaccarli al film. Senta. E così comunque togli tante beghe, tante beghe da parte. Potrebbero fare una cosa, fanno vedere che da una parte stanno lavorando ai remake di The Borderlands vecchi, per poi metterli tutti in una collection, perché ripeto ragazzi, i Borderlands 1 lo state vedendo, bella la remastered, ma anche il 2 quando andremo a giocare è bello, ma dopo che hai toccato il gameplay del 3 è un po' difficile. Senti che sono un po' indietro, sia nel gameplay, molto più preciso il 3, vabbè, è ovvio. Quindi sarebbe bello rivedere tutto quel comparto grafico e tecnico. Ragazzi, è semplice, è come quando giochi a Fallout 4 non ce la fai più a giocare a Fallout 3 o New Vegas, per quanto siano bellissime le storie, poi stringi il culo. Infatti, per te, segui il consiglio di un coglione. Fallo anche in remaster, senza rimecconi, ma metti lì il comparto tecnico, cioè il comparto skill e roba di Borderlands, di Fallout 4 a Fallout 3 New Vegas, e vedrai quanto lo rivendi. Comunque potrebbe essere, poi come hanno fatto, come se vi ricordate quando presentarono il 3, fece vedere che stavano facendo tutte le remastered e tutto il pacchetto collection di Borderlands insieme alla Anson Jack. Buonasera Ausu, oggi la live è durata meno, quando sono arrivato dal lavoro alle circa 14 circa, non, no veramente ho chiuso, era alle 3, sì infatti, no è chiuso presto oggi, erano le 2 e mezzo, no erano quasi le 3, vabbè comunque, no è perché quando la fa lui, ma lui rewatch era un pelo meno, perché quando faccio rewatch non è fino alle 4, è fino a finché serve. Esatto. Comunque ripeto, questa cosa qui, e poi presentarono Borderlands 4, potrebbero fare la stessa cosa. Comunque io questo sento di un loss, sì, però tanto so che lo giocherò più forza. È quella tipica cosa che so che prenderò un'inculata grossissima. So che lo sento fino adesso, la filigrana sottilissima della sabbia intorno al mio buco del culo, però no, un po'. Devo giocare questo cosplay. Sembra un po' dettagliatissimo, ha solo l'armatura. Ma solo... magari nel video finisce di mettersi tutto il resto, guardiamo, però... Guardiamo. Beh, è una build video e penso si stia mettendo piano piano. Ok, bella l'arma, bella l'armatura, ma ti sei dimenticato un po' tutto il resto. Sì, esatto. È di ottima fattura, ma gli manca un po' c'è anche qui. Ah, un'armatura. Vabbè, comunque, no, i fanco li odio. Palworld domina Twitch nel 2024, ecco, è vero. Per la prima parte ha dominato tutto Palworld. Questo è di ieri. Boss Valby, Suicide Squad, Justice League arriva la seconda stagione, che non se la inculerà nessuno. Parliamoci chiaro ragazzi, chi gioca adesso lo Suicide Squad? Penso quello lo giocheranno solo quei poveri disgraziati come me e Mirko, che se non avessimo visto determinate scene avremmo comprato la collector con il pass. A proposito, dato che l'ho letto, dimmi. Cosa hai letto?
la Madonna, Mirko, tutte le volte. Cosa ne pensate di First Descent? Quella Pepe, copia di quello di Destiny mischiato a Warframe. L'ennesimo giochino free to play che spillava i soldi e che farà come tutti i giochini free to play. Si ritaglierà la sua nicchia piccolissima che continuerà a giocarlo, mentre la massa poi si sposterà al prossimo gioco free to play. Uno dei tanti. Allora, è un gioco, da quello che ho visto, senza, come si dice, nell'odi, né infamia. Allora, se domande, l'unico modo che ha per uscire dalla massa è seguire il sistema Warframe, ovvero non mi importa di essere un gioco main, ma continuo a portarlo avanti, così che pian piano. Mi faccio la mia fanbase. E allora a quel punto puoi sperare effettivamente di fare appunto fanbase quanto. Però se fa come molti giochi free to play, ovvero al minimo cenno di un po' di calo, il gioco viene mollato lì, il gioco Allora, verrà Salamander ha fatto boom, ma come tutti i giochi quelli lì, completo. come tutti i giochi free to play o tutti i giochi che vengono dalla Cina, vengono spinti senza infamia e senza lodi, esatto come avevo detto Se io. ripeto, è come coso, come Palworld, che ha fatto un botto di clamore, però adesso non c'è alcuna soluzione Ragazzi, più. vi faccio un altro esempio. Helldiver, tutti arrapatissimi, tutti bellissimi. Helldiver è uscito, First Descent, sono andati tutti lì. Esatto, Quindi, puttana. perché? Perché finché non arriverà il prossimo, appena uscirà quello della Marvel, vedete che First Descent non se lo culerà più nessuno e per tipo per un mesetto o due saranno tutti su Marvel, se è un gioco decente, se no anche meno. Ecco la risposta più oggettiva possibile. Cioè, oggettiva guardando il prodotto per quello che è. Per il resto non te lo so dire, non ci abbiamo giocato, non so dirti se è divertente o non è divertente. Dovevamo andare dalla parte... So che comunque è un buon prodotto, qualcuno ci sta puntando perché ho visto gente che comunque sta facendo bei numeri. Con First Descent. Però, ragazzi, sapete come la pensiamo di questi giochi. Questi giochi sono letteralmente meteore, dove prendono un botto di gente appena usciti, solo perché sono il gioco nuovo e perché sono anche free to play spesso e volentieri. Non è detto sempre perché siano free to play, perché vi ricordo comunque Helldivers te lo dovevi comprare. Ma semplicemente perché nell'era ormai di gente che gioca solo i free to play. No, scusatemi, gioca solo ai... Porca la merda. Porca la merda! Sono dei giochi strani, porca la merda, però lo so, sono. Niente di meglio di No, un'uccisione ufficiale. dicevo... Amirko combatte con i pugni nelle mani, esatto. Dicevo... Sempre che non si sbagli, Sì. Poi, non sto dicendo che è un gioco brutto. Non sto dicendo che è un gioco. Non ci abbiamo giocato, quindi su questo non ve lo dirò mai. La cosa più sensata che posso dirvi è che sarà uno dei tanti, perché siamo nell'era dell'online. E purtroppo i giocatori di adesso, i nuovi videogiocatori, sono abituati a giochi online, sia competitivi sia cooperativi. Ma il problema dei giochi online è che vengono velocemente a noia per il loro sistema di grinding o di ripetitività. Quindi cosa succede? Per quanto il prossimo gioco sarà identico a quello precedente, ma comunque è nuovo, la gente ci si butterà a capofitto, farà il grinding più possibile all'interno del gioco. Oh, non più altro. Come si chiama? All'interno del gioco. Finché tutti a parlarne, tutti entusiasti, tutto il gioco dell'anno, tutto bello, finché non esce un gioco nuovo. E allora tutti in massa laggiù. Ci sta, ragazzi. Mi dà connessione alla chat, anche a te? Ok, ora sei riconnesso. Spero che non abbiate scritto niente.
Mirko, lui è bello che io qua c'ho un ventilatore che me lo sto sparando addosso. Il problema è che l'aria è così calda che anche il ventilatore, quello che mi spara addosso, è aria calda. Fateli saltare! Va bene, ragazzi, fateli fuori! Chi c'è? Ma Mirko, ma è possibile? Guarda che vicino ti devi aggirare sempre i. Sempre i duri, infatti, a parte che sto parlando che tu attiri sempre i duri, tu sei un duro, anzi sei il duro. Non mi ricordo se Brick effettivamente è nativo di Pandora. Mordecai sicuramente no. No. Anche perché lo dice da che. Che cazzo! E niente. No, no, ce la faccio, ce la faccio. Se ovviamente non si spostano. E poi te dove sei andato? Mi hanno buttato. Mi hanno buttato di sotto. La carta quella di prima e a questo e si apre il cazzo. Ma senti come sono tutti ingrifati là sopra. Ma com'è che qui tutti ringhiano? Oh no, l'alfa. Con quale scatto? E io niente, lascio Mirko come al solito 2 secondi, mi giro e se è già rientrato in Berserk. Allora Brick, ma una volta fare un discorso normale con te senza che tu mi ringhi e sbavi addosso, no? Perché io sono nemico e ti dico vai, sei nemico, non ti può mettere niente. Come mai i nostri dialoghi vanno sempre a finire con te che ringhi e sbavi? Allora bella, vabbè, ma te sei invisibile. Infatti il programma invisibile è nato su di te. Cosa hai fatto? Ok. La surcama, sì. E quella cosa lì fu bellissima. Non ricordo quando ce lo dissero, non smettevo più di ridere. Ah, guardate queste persone sole, abbandonate alla società, eccetera. Allora, questa cosa. Qualcuno si ricorda Invisibili di Mediaset? Perché sennò è inutile. In realtà non era neanche un programma. No, no, era bello. Cioè, era bello. Il problema è che era un programma da televisione e ovviamente dovevano ricamarci le minchiate sopra. Allora, se non lo sapete, visto che state tardando a scrivere. Di cos'era Invisibili? Invisibili era un programma in cui andavano a giro per le strade e raccontavano le storie di appunto Clochard. Gli Invisibili. Sono sopra, amico, guarda bene la mappa. Sono lì, lasciali lì. Ma tanto noi prendiamo la parte di qua, a fine di guardare. E comunque
ritornando, che parlavano di questa cosa qui, che parlavano di Close Shard, stavano tipo una giornata a giro con loro, dove facevano vedere cosa facevano durante la giornata, e soprattutto una cosa che spesso volentieri la gente non si domanda, è che spesso volentieri quelli che sono finiti per strada hanno qualcosa da raccontare, c'è cioè un motivo per cui sono andati a finire per strada. Molti per scelta, altri può essere successo qualcosa di brutto in cui la strada è stato tipicamente il sistema terapeutico. Insomma, ognuno ha comunque qualcosa da raccontare, cioè ti fa vedere quanto potrebbe essere, potresti essere tu realmente quella persona che tu consideri invisibile. Gioco. Io clicco ma non spari. C'è un problema. Sono in mezzo a due palestrati. Vedo come devo venire da te, vero? No, perché il gioco mi si è piantato. Se il gioco la smettesse di non prendere i comandi, sì. Se continua a non prendermi i comandi, la risposta è no. Io non rimezzo che clicco e il gioco fa tutto tranne che sparare. Chi è? Angelo. Bravo ragazzo. Per me? Davvero? Wow! Che pare di oglioni, non lo fa così. Comunque, ritornando al discorso, perdonatemi. E c'era, ovviamente, come tutti i programmi televisivi, c'era la sigla d'apertura. Ecco, bene. In questa sigla d'apertura fa vedere a un certo punto una scena tipo di dove possono dormire di solito i Rochard, senza tetto, chiaro, come vi pare, senza fissa dimora. Non so se c'è, adesso c'è un sistema per... c'è un sistema, come si chiama, più politically correct per chiamarli adesso, perché tanto ormai non si può più dire nulla, quindi chiamateli come volete. Non l'ho vista, amico, mi sono trovato a tirare. Comunque, durante questo film fa vedere una stazione ferroviaria dove spesso volentieri, sapete, ci dormo, e fa vedere sulla panchina un tipo seduto di spalle che dorme, appunto, che sta dormendo sulla panchina. Ecco, la cosa che fa ridere è che quello sulla panchina era un nostro amico. E non era un clochard, era semplicemente stanco dopo, mi pare, essere tornato da un concerto degli Slipknot. Bene. Siamo potuti, vero? Non puoi scappare, mercenario. Io sì, ma ovviamente Borderlands si diverte a mettere. Ok. Era nel secondo che poi puoi muoverti, mi pare, vero? Sì, poco, ma... Cosa hai fatto? Non male. È faticoso alcune volte giocare a questo gioco. E comunque, ripeto, era il nostro amico che era sdraiato lì perché era stanco dal concerto appena finito degli Slipknot. E la cosa che fa ridere è quando gliel'hanno detto, fa: oh, è finito in televisione. E lui, eh? Come sono finito in televisione? Sì, sono invisibile. Sei nella sigla. E lui, come, scusa? Mi fa anche capire quanto Mediaset gli poteva pegare qualcosa del consenso, del... Beh, all'epoca effettivamente non c'erano i problemi che dovrebbero esserci. Cosa ci manca da fa? Cari che piazzate. Quindi per andare avanti di qua, là, aspetta, no, fermati. E lì per andare avanti... Ah,
questo è l'inizio, giusto? Sì. Ok, no, volevo controllare meglio perché siccome questo mi pare anche basta. Ok, no, là, niente, si bisogna andare per forza lì. E come al solito che è in uno spunto di vita. Mettiamola dinamite. Ok, questo mi pare ci si arriva da sopra o quando fa esplodere. Infatti questa tocca a te, mi pare, no? Infatti guarda, io prendo quella destra di... Ho dato un punto di esperienza per i cacciatori di tesori. Di qua c'è un lanciarazzi. Mio fratello triste solitario nella sua stanzetta umida. Viene lontano. Lontano, brutto razzista. Non è razzista. Io sono un doppio razzista. E tecnicamente conviene più tornare indietro? Dai. Perché di qua non siamo praticamente all'inizio. Ti sei solidario? Mi sono solidario con me stesso? Siete solidario? Perché è diventata una canzone neomelodica una volta? Uiiii! Mirko ha perduto la compagna! Ma povero, cambiamo! E quelli li avevi visti? Vai. Proprio quel che volevo. Mirko ti ha sborrato sulla compagna. Cosa vuoi dalla mia vita? E più c'è te la roba più grossa, te c'è tutta la roba azzurra, marrone, color fiscio. E guardate. No, vediamo io. Io ho solo un blu, hai un viola. Allora, è un coglione, non sai che mi possono ammazzare. Ah, ok. Ah, oh, allora a posto. Volevi punti di esperienza extra per caso? Ok. Ah, mi hanno pizzato. Perché mio fratello la mattina si sveglia e sa che non ha voglia di andare. Cazzo, stanno cominciando ad essere belle grosse le granate. 40, 40, 58 danni di più. Ma queste sono adesive addirittura. Però voglio un hashish. Ho granate turbe che esplodono e si prendono i grappoli da 58 danni. E quelli Mirko l'abbiamo provato una volta. Ci siamo morti grazie a quello. Vabbè. Se non fai un po' di esplosioni, cazzo di cappare. Perché se non fa per esplosione non c'è nessuno. Che ora qui si va nel posto quello della pesca? Quella che poi, ci fanno pescare. Sì. Allora. Oh. Mio fratello. Ha venduto la compagna! Ma l'ha venduta, no? Lo sappiamo che questo è un trafficante di donne. Il mio povero fratello! Il dissocio non lo fa davvero. Ha venduto la compagna! O almeno non alla luce del sole.
Di qua. Guardate cosa ha portato dentro lo skeg. Vediamo se scappi a questa. È un duro. Quando Dick vede un duro non può fare altro. Gonfiarlo di botte. Tutti hanno bisogno di comprare, ma nessuno vuol pagare il giusto prezzo. Non tutti sono bravi a vendere, sai. Prendi. È successo? Accetti sempre il prezzo che ti viene detto. Non provi nemmeno a trattare. Se troverai la cripta, avrai bisogno di un partner che sappia come si fa a vendere. Uno come me. Ah, tecnicamente ha anche ragione. La cosa assurda è che effettivamente se fosse ti direi guarda sembra uno che si cerca le profittezze di te e si sta al 60% è vero, no, tira un po' di più di su, facciamo l'80, sì, no, rimanga al 60 perché poi comunque ci guadagnerai un sacco di soldi comunque, perché poi lui è vero, lui ti fa fare un botto di soldi. Guardate tutto. Che mio fratello ha venduto la compagna. L'ho venduta? Quanto ci ho guadagnato? Poi dipende. Da cosa? O se aveva, come si chiama, i denti buoni. Ah. Io ho aperto un coso di merda, mi ha dato un botto di valigia. Ah, è vero, che la merda di qualcuno è il tesoro di un altro. Fatto male. Come ci danno già 8 punti esperienza questi? A uno gli è rimasto il culo fluttuante, non so se lo vedi. Ah, non c'è più. Sì, ma infatti un'altra cosa che avevano bilanciato male. Questa è roba tua? Allora ci puoi prendere. Vabbè, ma tanto prendili. Tanto prendili, Mirko. Non è che devi per forza metterli. Però ti dà una cosa buona all'abilità, vero? 21 resistenze danno da proiettile, cioè la gente quando mi spara mi fa più danno, deve farti meno, no, perché forse deve 21 di resistenza, ah no, dice coso che c'è? No, no, perché qui ti vedo che c'era anche il boss. Non è che stai riconfondendo con qualche altro Borderland? No, che ci abbiamo combattuto ieri che ci sono morti il nostro rosso. Ah, ma non è qui. Ci siamo passati prima sotto. Ah, più o meno, In grosso modo fa. Oh, sono andato a Genova, ma siamo a Pisa, in grosso modo, siamo sempre in Italia. Il 54% di danni a corpo a corpo, ma se devo prendere il 20% di danni. Non è una gran cazzata. Rondò. Vai. Vabbè, è uguale. È stato un po' inquietante comparire no, in quella posizione. Allora, munizioni. Niente interessevole. Fatto male?
Crimea, duro, duro. Come fai? Dove fai? Oh! Oh! Tra poco abbiamo la mappa, mi hai chiesto su. Ragazzo. Che fai lì? Quella sì. Che hai fatto? Ah, sì, quello bisogna prendere. È vero, c'è da leggere. Dov'è? C'è un altro. Eccolo qui. Allora, l'etichetta dice distillato di Dixie Bracket. Ok. Ha molta sete comunque, se ho visto che ne servono 24. Fatto. La chat va? A Salamander c'è sempre. In questo momento chissà cosa sta facendo. Secondo me sta leggendo le... poi cose di fisica quantistica. Ci sono, ci sono. Ah, ok. Dove sei? Ah, ce n'è una anche lì? Vada laggiù, c'è una cassa, vada qui. Allora, niente di interessevole. Cassa. Ah, mai capitato? Ci successe due volte i beccacci leggendari. No, io poi sono arrivato al quarto atto e ho preso la specializzazione. Lei, signor Salamanda, che ci gioca anche per tutti. Volete giocare con Babbo Brick? No, intanto prendo le bottiglie. Bello il rumore. Ce la fai? Ma dopo? Non ce l'hanno ancora data quella missione. Lo sai che queste zone te le fanno fare più volte? Chi ha finito? Ha ragione. Allora aspetta, finiamo questo... No, finiamo un cazzo, torniamo indietro. Mio fratello ti hai mangiato la compagna. Che mio fratello ti hai groppato la compagna. Vabbè, fuori sono. No, la cosa più cattiva che gli potresti dire è: ma come sono venuto al mondo? Ce lo stiamo domandando anche noi, figlio. Ce lo stiamo domandando anche noi di come è possibile che tu sei venuto qua. Mamma. Io ho mentito. Hai presente quella schifosa mappa per la cripta che stai cercando? Ce l'ha Crom. Mi ha tradito ben due volte. Ah, beh, quindi... Ok. Oh, dai. Perché probabilmente hai fatto una sfida. Se guardi in alto, te lo dice che qui sì, vengono delle scritte ogni tanto. No, non me l'hanno detto. Sì, vabbè. Sei venuto, ecco.
Allora, che ha detto abilità furto e sanguinario. Non ci sono ancora qua. Devi... quanto pare deve stare... Ah, sì, io sì. Sei scemo? Mi sono cagato così. Cosa vuoi? Guarda. Uccidere Chrome. Arra ha bisogno di cibo. Di brutto. E mi sa che quello di... Vabbè, sono tutti e due da un certo punto. E ora mi sa che è questo. No, mi ricordo fuori omicida è quando sei morto e ti ritiri su. Ah, vediamo un po' se ci sta la zona. Poi non ci sta la zona. E andiamo. E non me la segna. Non la segna come zona, guarda. Cliccaci sul coso e guarda se ti dà la zona. No, non hai capito. Guarda. Se clicchi qui, di solito viene il rombo su dove è la missione. Non c'è. Vedi? Vabbè, tanto qui no, questo semplicemente esci. Ma è strano perché qui, se qua dove sarà prima c'è il teletrasporto. Infatti non è il quadro di prima. Lascialo stare. Sono troppo carini, non li pestare, dai. Come non dite. Guarda che lo vedo che... E che cazzo, me lo potevi dire prima? Allora aspetta di qua. Avete rotto il cazzo. E che c'è anche le missioni da Elena Pierce. Questo mi ricordo cosa c'ho. Elena Pierce c'ha una missione. Perché te non dovresti sentito, scusa? A me non mi è venuto clap prima che fai, non ho messaggi. Ah, quindi arriva solo. Arrivi solo a te, che qui sta avanti nei tuoi progressi. Allora, nuove. Ah già, è vero, perché se ti prendi il personaggio ti fa partire dall'inizio, perché te non hai fatto niente. E nel secondo mi pare che si tommano le da fatti. Allora, dovrebbe averci roba, sia Elena Pierce sottoterra. Hey là, bentornata. Spero che qualsiasi cosa si trovi nella cripta si possa scambiare. Sorry, sono disponibili nuove missioni al tabellone delle sezioni di New Haven. Lo so, Platra, me l'hai già detto, sono qui apposta. Oh, Marcus. Vediamo un po' che ci dà. Allora, abbiamo... Uno è proprio qui a New Haven. Ok. Uiii! Uiii! Che io, ve lo dico, se rifanno davvero Borderlands 2, Jack il bello deve avere lo stesso doppiatore in italiano. Non deve fare nessun altro, è lui Jack il bello. Guardate che io sono la voce in finale, ma in italiano ha delle piste incredibili. Anch'io ho sentito. Sono delle piste, cioè, nel senso. L'uniche che sono identiche sono quelle di Tinitina. Sembrano la stessa persona. Sembra che quella inglese si sia doppiata in italiano. Anche se non mi ricordo male, si avvicina un sacco anche quella di Axton. E. Forse quello di Maya, non vorrei dire una sua strada. Quello che ovviamente non ci assomiglia, ma diciamo che ovviamente poi piglia tutta la sua strada, è coso, è... Ganzecker. Vabbè, non è che parla tanto lui. No, e lui lo fa coso, lo fa...
è pazzo che doppia sia a doppiare Doraemon, quello dei Pirati dei Caraibi e con la B. Perché non mi viene mai in mente? Cioè io so chi è. Bianco Ubaldi. Ubaldi, ok. Cioè, l'unico pazzo che riesce a dare la voce a allora talmente diversi. Allora, io direi di andare a fare prima questo. Non più middle of now here. Perché se vedi l'arte sono tutti nel prom, che okay, normalmente questa è l'unica parte. No? Welcome to the jungle! Jungle in the jungle! Jaga 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 e e jaga 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 e e. Oh boy. Hey girl. Here we go. Questo è il simbolo di Marcus tra le altre cose. Qua. Allora. Perché ti dice appunto lui sono Che nel 2 è bello che c'è tutta la storia dei cosi dei cosa si chiamano quello di Crimson Lance dei banditi qua avete bisogno di un sacco di armi ok perché poi lui va sono andato a Riven e ho preso un'arma da Marcus. No, hai ragione, sono i Crimson Lance, mi sa. Crimson Lance? Allora, però è sempre qualcosa del genere. Che infatti facevano parte dei Crimson Lance e poi si sono staccati perché gli stavano sulle... Perché stasera? Gli stavano sulle palle, gli stavano sulle palle Roland. E poi c'è Marcus e comincia a vendere le parti sia Crimson Lance sia che cosa e quell'altro a un certo punto Gloria a Marcus guarda questa pistola è bellissima sputa poco. Posso cioè in questo momento si sta cuocendo le uova è bellissimo la voglio ancora forse se costruiremo una ma stato per il mio Marcus, forse c'è andato. Sono qui, Mirko. Io vedevo il tuo simbolino sopra le montagne. Non lo so, Mirko, sei pazzo e quindi... Ma sappiamo che tu vedi un gioco tutto tuo. Stai giocando The Borderlands di Mirko Edition. Di là. E che palo, l'ho sbagliato, davvero. È rotto. Scusatemi se rispondo ora, comunque oggi ancora non l'ho aperto. Ah, ok. Il delay di Salamander. Vabbè. Perché Salamander non è Salamander, è Salamander. Davvero. Ah, ecco del questo che questo aveva la tendenza di esplodere, però io uso un po' di granate. Una cosa normale? No, ok. Siamo su Pandora, tipo. La cosa meno strana che puoi vedere qui è uno skag che mangia un altro skag. Questo l'abbiamo attivato. Perché mio fratello lo chiamavano Scagzin. Poi hanno mangiato pure la scella. No, non picchio nessuno io.
Un altro giorno, un altro morto. Era un punticino qua. Noi possiamo aumentarci anche il tuo profetto. Allora, ok, sempre qui. Dove vai? Ah già, a parte che ci sta già il veicolo. Allora, ok. Non mi ricordo che si esercita. E vabbè. Tra qualche anno, ci darete una lezione. E perché qui mi sa che ci sono gli aggeggiri quelli schifosissimi? Io te, almeno lo so, ti vorrei fare anche te, penso. Che volano. Dico, questi cosi non è che è un bug, volano. E le apparine che hanno di lato sono ali, eh. Dov'è il fucile? Oh. Qualcuno sa di energia. Ah, cazzo. Oh, grazie. Dicevo, cazzo, gli hai dati tutte le variabili, prima o poi me lo darà una... un lasting. Esplosioni! Simone, buonasera! No, ragazzi, comunque stavo pensando, ho bisogno di... un attimo della vostra creatività. E appena lo dirò, ci sarà un certo Salamander... mi verrà da ridere. Cosa potrei farci con... cosa? Un leggendario? Con... come si chiama? Con permaloso. Però già. Ma confusibile però. Eccolo qua. Tipo un sound aller. C'è un problema. Qui sotto il fusibile. E te la prendesse tutte e due.
Ah no, aspetta, eccolo qua. Lo sa. Allora lo sa. Lo sa Salamander cosa di. Cosa. Dico per. Intendo per. Cos'è? Prendo io. Cosa intendo per questa cosa qua? Per il maloso. Piacerebbe metterlo davvero come cosa del canale. Ci devo ragionare cosa. È un emote, un sound alert. Per il sound alert sarebbe da vedere se c'è, esiste tipo una clip. Dai, anche quelle scene strane di film vecchi. Se metti tipo per maloso, se viene fuori qualcosa di particolare da pochi secondi. Era un po' che non si passava di livello, poi tra l'altro, se non ci puoi pensare. Sì, sì, vabbè, ovviamente. Ah, sono arrivato in 10. Basta, finì. La missione. Fatto, per fortuna non è così lontana. Ah. Se volevo Marta. Okay. Allora. Ah, no, perché faccio il fatto di vedere che mi devi augurare che mi ci scoppino le palle. Ah, ok. Parlato con Elena. Ma Pierce? No, con la mia. Ci sono altre a microfono pure. Oh. E poi è qui. Altre ah vabbè, è impossibile, molto, molto banale, diciamo. Il maloso è perché è vero, perché fan sul canale che seguiva, che chi ha dato del per maloso al creator, il creator l'ha preso, la ficcata sua gli avesse dato poco al gatto, le avesse strappato la testa a morsi alla madre e gli avesse pisciato nel lavandino, dato che nonostante gli avesse fatto sente che ha avuto un male nel suo e rimane restato senza aver riuscito e andare a precisare la cosa e soprattutto che è talmente una stronzata, secondo me non ci puoi fare altro che fare il giro di te. Cioè, lo accetto tutto la vita per me. Ah, hai impiegato la ora. Ok.
Che poi ragazzi neanche se la sta inventando, perché l'avvistamento succedeva. Ti ricordi? Beh, era un po' come dopo le 4 sicuro. Mi pare stai facendo le ricerche. Allora, dunque, intanto prendiamo quelli di qui. Sì, perché stasera ho detto, ma anche lui? No. Cosa? No. Spari il ventilatore, vabbè, ma normale. Sì, no, se sono state peggio avrei spinto piuttosto, perché mi scordavo. Dai, e la madonna, mi ricordavano così perché poi mi sento male, lo sai. Allora, noi dove siamo? Come si chiama la zona? Le Rust Common. Ce n'è due, cioè sia questi. Vabbè, intanto facciamo questi qui. Vabbè, di aereo nascosto andiamo a prendere intanto questi. Eh no, ma prendiamolo in ordine, sennò fa casino con i numeri. Qua non torna la storia. Dove? Dai, che devo guardare la mappa. Porca merda. Niente, va anche peggio. Ma cosa mi... Ah, di qua allora. Sì, un fanale, eh. Della macchina, ripeto, del primo. Ma come non fai un cappo? È fatta di polistirolo, l'unica cosa che ti serve è solo per spostarti velocemente da una parte all'altra. Sì, che se tu puoi stirare i mostri e ammazzarli. È l'unica cosa per la quale fa male. È stirarli. Quando li... Ok. Mm-hmm. 578esimo giorno. Vediamoci. Da tre giorni ho mangiato solo 6 insetti in ordine alfabetico, cominciando dal Carabus auronites e terminando con un dessert di Tetrix undulata. Le informazioni scoperte con la mia decifrazione automatica mi stanno facendo avvicinare sempre più alla localizzazione del luogo dell'evento. Un evento che credo sia l'apertura della cripta. Il dispositivo Echo e io non stiamo più insieme, ma gli auguro il meglio e spero che resteremo amici, così potrò continuare a registrare questi messaggi. Lui ha accettato, perché dobbiamo portare a termine ciò che abbiamo iniziato e documentare l'intensa ricerca della mitica cripta. Solo che non è un mito, è realtà. Allora. Cosa fai? Vado. No, l'ho dato dove sono girato. Un altro trofeo per la mia parete. Perché questi qui poi hanno i versi di un gatto?
Perché secondo me è il verso di un gatto. Dove? E ascoltiamo. Il 116° giorno. A volte vorrei che non mi avessero mai affidato questo incarico e non essere mai venuta su Pandora. La Dalla mi ha chiesto di andarmene. La trasmissione diceva che è ora di andare. Se ne sono andati tutti, tranne i criminali che hanno lasciato liberi. Loro non vogliono essere miei amici. Così ho deciso di tornare per andarmene come ha ordinato la Dalla. Ma poi ho trovato una cosa. Cosa? Aspetta. Si deve essere ribuggato. E il diario 600? Ok. 178 mi dà l'ultimo. Ah, 616, ok. 616° giorno. Vediamo se, se non si ribugga. Io ho un altro problema del primo. Tra i tanti, Pandora. La Dalla mi ha chiesto di andarmene. La trasmissione diceva che è ora di andare. Se ne sono andati tutti, tranne i criminali che hanno lasciato liberi. Loro non vogliono essere miei amici. Così ho deciso di tornare per andarmene come ha ordinato la Dalla. Ma poi ho trovato una cosa. Penso sia la chiave della cripta. Essa dimostra che la cripta è reale, che si trova qui su Pandora e che può essere mia. Dai miei calcoli ho anche scoperto che siamo in prossimità del 200° anniversario dall'ultima apertura della cripta. Mancano circa 6 mesi. Se me ne vado ora perderei un'occasione unica. Resterò. Forse uno di quei criminali diventerà mio amico. Tecnicamente sì. Ergo. Quanto è ritardo? Quanto è ritardo? Ha... ha finito il coso o le ha fatto ripartite a parte? No. Tempo di distruzione, insomma, dai, un duro qua. Chi tocca qui? Vuoi dividermi? Ah, pigliamelo. 653° giorno. Oggi è il mio compleanno. Sono sola da non so più quanto tempo. Stamattina un criminale è passato per caso dal mio accampamento e gli ho permesso di... Sei ribloccato. Sì. 650. A un certo punto si blocca da solo. Allora, 653. Però non me lo sta dando per ora. Devo aspettare che si concluda. Il prezzo te lo dà neanche a te, vero? No. Dai, su. Ecco. 153° giorno. Oggi è il mio compleanno. Sono che noia quando fa così. Tempo. Stamattina un criminale è passato per caso dal mio accampamento e gli ho permesso di darsi un'occhiata intorno prima di sparargli diversi colpi alla schiena. Dopo me ne sono subito pentita perché un po' di contatto umano, anche se pericoloso, sarebbe stato carino. Ho deciso che si chiamava Leslie, che ha avuto un'infanzia difficile per via del nome da femmina e che è stato questo tormento a spingere Leslie a una vita di crimini e depravazione. Sul sedere aveva un tatuaggio che assomigliava al nome Patricia. Forse quel tatuaggio l'ho immaginato. Le
esperienza mi ha spinta a spostare il frammento della chiave della cripta in un posto sicuro. È estremamente importante. Così l'ho dato all'uomo chiamato Crazy Earl. Contrariamente al nome, lui non è pazzo. È che non gli piacciono le persone. In mano sua la chiave è al sicuro. Gli ho dato anche la mia biancheria. No, prendimi l'oggetto sotto e non te. Noi non facciamo per. Mi devo uccidere? Allora. Progetto blu. Ah, niente, stavo guardando. Allora, che ho preso cose. Riusciremo a sentirlo tutto stavolta? Necessarie per localizzare la cripta, ma non appena cerco di allontanarmi vengo sopraffatta dal terrore e da una paralisi istantanea. Credo di avere una qualche psicosi. Qualsiasi Vedi? Cosa sia, ora sono prigioniera della mia stessa prigione e non potrò trovare nulla senza un aiuto esterno. Drizzerò le antenne per vedere se c'è qualcuno su questi sassi che può aiutarmi. Potrei mandare un messaggio nello spazio per attirare i cercatori della cripta. Un po' di compagnia sarebbe molto piacevole. E poi non è lei. Lei quando manda il messaggio attira un'altra persona. E non è stata lei a tirare qui i cacciatori della cripta. Dice qualcuno di nome Tinitina? Io non ho un caso che la trasforma poi in un ragno. Giorno 7, 1, 8. Oggi mi sono svegliata fuori dall'accampamento. Non so come ho fatto a uscire, ma a quanto pare ho superato la mia incapacità di allontanarmi. Questa sarà la mia ultima registrazione. Dopodiché disperderò tutti i messaggi eco il più lontano possibile. Il mio registratore eco è chiaramente impazzito e se non faccio attenzione posso impazzire anch'io. Tornerò a riprendere la mia ricerca dopo che mi sarò sbarazzata di questo registratore infedele. Qui Patricia Tannis, passo e chiudo. Ok. Questi cose... Comunque ho avuto un rapporto, è stato un amore lungo e travagliato. Ok, quindi continuiamo qui nelle Rust. E andiamo a prendere pezzi per lo shotgun per Mir. Pronta? È vero che te un giorno canterai lo yodel. Oh. Non penso facciano così di yodel. Oh. Ah, ok. Oh. Ah, ho capito che in realtà vuoi rivoluzionare il mondo degli yodel. No. Oh no. Se non è la cosa vicina a quello dove c'è le mega torrette che te se inculano. E ora cerca i pezzi. Porta un formiragno.
No, non devi aprire le dighe, perché? Senti questo. Non pensavo neanche che si potesse fare, Miro. Ma guarda dopo quanti anni abbiamo scoperto qualcosa. Quello doveva far male. Ok. È vero che te fai gli squat durissimi. Sì. Ultimamente sì. È vero, cazzo, ora mi puoi rispondere sì. Mi ha assaltato. È arrivato te? Come sempre, bro. No, è di là. Cos'hai trovato? Ehi, scusa Scooter, quando devi attraversare territori più ostili di Pandora, non accettare seconde scelte. Ok, shotgun fatto. La facciamo, le facciamo tutti insieme. Allora l'ultima da fare qui è questa. E dai. Allora. Che forza. Ho detto we, non ho detto we. Madonna cacata. Cacatona. Calma. Non ti dà mai, non ti dà noia quando tipo col mouse ti muovi e senti la briciolina? Mi fa impazzire, mi fa. Scemo io. Pazzo di così. Impostore. No, così è due. Era una cosa che non volevo sapere. Perché ho paura di sapere cosa può farci Crisier. Ma sono quelle risposte che non sto voglio. Facendo probabilmente nulla. Ah guarda, questa era quella che volevi fare dall'altra parte però. Sempre ricaricare nel momento sbagliatissimo. Piana d'energia. Dai, due sorte al contrario, però ti sparano. Lo dici te a quelli che mi vengono addosso di farmi, di non spararmi e di colpirmi. Non ti è piaciuto? Ad esempio, no? L'hai fatta? Ok. E Mirko, guarda là! Cioè, non so se stai vedendo dalla mia parte. Combatti con più duro e combatto con altri quattro. Eh no, non è solo uno, mica l'ho già fatti un po' di sei per arrivare da te. Merda. Male, non male. Guarda, c'è un coso in mano fatto per te qui.
Allora qua. Porca miseria, perché siamo voluti scendere dalla macchina? A parte meglio farlo in questi casi, perché sennò la macchina avrebbe fatto boom. Ego. Che palle, uno un po' passato due secondi. Salve, non fate casa a noi. Giusto, tanto siamo venuti solo a, a bruciare le bajur. La porta facile. Non usciti dopo, pazienza. Non usci prima. Ah, c'è anche le munizioni qua. Ok. Ok. Andiamo a chiudere questo. Direi dopo si fa New Heaven. E poi si va a fare quello che c'è nella zona di Crisi. Dato che ci dà vendere qua. Cagare. Cecchino leggendario. Ma fa meno del mio, molto meno. ...125, ma... Vele Exigent Sacrifice... Aspetta... Non è il mostro che chiamano anche nel secondo? Il formiragno? Alta probabilità di incendiarlo, ha molta più precisione, la velocità di fuoco uguale... non ha... Lo zoom è molto meno... Non fa un cazzo di critico praticamente, ma penso... E semplicemente questo dai fuoco come se non ci fosse un domani. Quanto costa? Apro. Ah, giusto, si può fare così. Ah sì, dai. Il mio primo leggendario. Ecco, posso, fammi vendere però. Ti tengo. Insomma, per questo fa cagare. Ok, dimmi quando sei pronto che si va a New Heaven. Che ti ricordo, se avete visto le copertine mie su TikTok, come vi sembrano? Quelle su Assassin's Creed? E detto tra me e te, puoi anche non metterci le miniature su TikTok quando le guardano. Deve essere il video che guardano. No, no, fallo. Posso essere utile. Guardo il canale, ma è quello. Ma noi ne mettiamo, no? No, perché purtroppo sulla versione testo. E non ho voglia di. A Marley proprio puoi andare su l'area e caricare, mettere su TikTok, puoi mettere le copertine anche su TikTok, le fa mettere da PC. È tutto per ora. No, boh,
Io che le faccio programmate, quindi. Ok, dai, andiamo a fare. Ora sì, manca proprio lui. Ah no, è sempre questo. Mm? Ah, sì, quando nella mappa ti mette il segnalino. Sì, lo fa a caso. Ok. È ora di rilassarsi guidando un po'. Ah, è il cerchio questo, mi sa. Guarda, effettivamente non ce l'aveva ancora sbloccato. Beh, effettivamente il fuoco lo mette. Mm? E me ne segna una dove sono io? Salve. Allora, beh, livello 26. Dai, proviamo. Come al solito andiamo a vedere qua. C'è un tipo sopra? Arrivo, arrivo. Fatti a curare. Cosa c'è a prendere munizioni? Tanto te hai l'ulti che vai a mani nude. Ah, questo me lo ricordo. È quello che è l'ultimo dove vengono tutti palestrati. Ok, il primo giro è stato easy. Ok, secondo giro allora, se cioè, vanno bene i livelli. 29. Proviamo? Ma sì, dai. Massimo c'è meno così, infatti. Mi sposto tutto, tutto di lato? Vedo un cazzo. Quanti duri? Perché l'abbiamo cacata fuori dal vaso, vero? Ah.
Arrivo. Lo fai? In realtà l'avevo aggiunto, dovrei essere già più adesso. Non so perché. Ok. Dai. Però mi sa che il prossimo. Però penso che il prossimo non lo reggiamo. È buggato, ti dice difficoltà 28. Quelle di adesso erano 29. Ah, comunque tanto la prendo. Penso che non ce la facciamo perché lì segna 28, ma mi pare che era no, perché questa è quella di prima era 29. Perché allora, facciamola solo per vedere il livello, almeno se guardiamo di che livello sono. Mi pare che anche qui sono tutti. Infatti 31. Ma mi pare che sono solo loro però. Perché mi pare sono tutti duri. Io Mirko mi devo muovere veloce, perché se vengo da te pure di Aska. Sono scomparsi! Sono morto! Basta che muoio uno e perdo quell'altro anche? Perché? Vabbè, comunque sappiamo che sono di 31. No, dove? Non immaginiamo troppo coglioni perché c'è un buon tizio. Ah, guarda, non entrare lì perché sento io e poi riparte. Ma guarda la roba te perché sento io sono a parte. Guarda se c'è roba blu o po'. Mi gira coglioni, è veramente un punto vile del gioco. Questo veramente stronzissimo. Allora comunque ritorniamoci quando siamo di 31, ricordiamoci. Ma già qui non si può teletrasportare, vabbè. Allora, mettiamo i cosi per Crazy Earl. Allora c'è Ukrom, pezzo della cripta, River ucciso. Allora facciamo intanto proprio la quest principale, poi si fanno le due secondarie lì dentro. Perché a me a un certo punto va tutto solo a sinistra? Come se ci fosse un muro invisibile mi fa... Devo cominciare a smettermela di farmi delle domande. Peccato perché non stavamo andando poi così di merda. Sì, infatti io ti giuro l'avevo ucciso il tizio. Quello che veramente il gioco è stronzo. Sì, ma che non mi voglio mettere a rompermi il cazzo. Cioè non su Borderlands quantomeno. Potevo mettermi lì, cercare di farlo, ma non ho voglia. Ma perché continua a non segnarmelo la zona quando in realtà ce l'abbiamo attiva? Vabbè, dai. Andiamo a dove segna. Anche perché non è la zona, questa sono sicuro, non è la zona bella dei... O forse... Ah no, mi sa che è nuova questa. Merda.
Io qui, i barili li devo prendere sempre, non c'ho. Ormai mi sono affezionato a quei barili perché tu puoi toccare il barile mio e allora. E ui! Merda! No! Lui no! Mamma mia! Mamma mia, dribbla tutti! È magico! Oh? Ok. Tre, due, uno, angolo. Angolo. Allora, di là, di là, di là. Ok. È paradossale, perché per andare dove bisogna andare ora, devo seguire la strada. È che è strano in Borderlands seguire la strada, sai? Niente. Sì, è quello dove c'è le torrette cagatore di cazzo. La macchina è buggata, non ti ci fanno passare lo stesso con la macchina. Oh, porca la merda. Torretta è andata a fanculo. E la torretta è andata a fanculo. Molto meglio della prima volta che ci siamo arrivati. Era un'altra. Ma ho preso il tipo sopra, quindi ce la pompa. Ogni tanto di la verità serve avere un cecchino nella squadra, no? Poi c'è un altro. Mi fate mirare! Dove sei? Quanto sei lontano da me? Merda, merda! Sì, sono dall'altra parte della mappa. Davvero? Ormai si è andata la macchina lì. E mia mano ce l'hanno distrutta più che altro così. E me lo ricordavo questo pezzo che era una rottura di palle. Merda. No, è che sono provato ad andare direttamente. Ma il problema, il problema è che le mitragliatrici nel primo fanno un po' di danno. Il fatto che io avevo sparato 12 colpi al tizio la mitraglietta, ma continuavo a non prendermi il tizio mitraglietta. Ecco, mi lamento io che sparo con un cazzo mirino con un punto precisissimo e
pur essendo un cecchino, anche dove ho mirato palesemente li passa il proiettile attraverso. Tu davvero ti aspetti che ci siano delle hitbox fatte bene perché sei Mirko? Ah, ok, a posto. Spero che ti un giorno diventerai l'orsetto Teddy. Ancora. Allora, questo cecchino fa molto meno male, ovviamente, col critico. Però a cazzo degli dà fuoco istantaneamente. Non mi è mai ancora capitato nemmeno una volta di non dargli fuoco. Questo è tuo. E l'ho fatto uno prima. Non t'ho chiamato perché non c'era praticamente... Perché sento il rumore di un... Perché è quello lì... Alcune volte devo essere sincero, con loro mi sembra di essere un po' una merda. Andiamo a vedere se c'è anche là sopra. Stai colpendo? Io sono arci che mi pare una volta si provò a correre a prendere una delle torrette. Diventa completamente inutile perché le altre torrette ti distruggono in 3 secondi. Grazie. Quello che mi dispiace è che sia rimasto nel secondo e poi non l'abbiano più riutilizzato come sistema è la mutazione degli Elite. A me piaceva in realtà come idea che il duro poteva diventare super duro fino a diventare l'invincibile. Io mi ricordo Torioli, non lo ti piace in live. E si provò ai cosi, ai... È vero che poi... L'evoluzione delle schifettini del primo sono gli cosi, gli insettini del 2. Sono loro praticamente. Sono i soliti, soltanto che lì gli hanno dato le mutazioni. Ecco che se ti ricordi si fece in live di far mutare uno di quelli fino al cosa invincibile. Mi ricordo che te ci si guardò mai più. Mai più. Un pucchiardo fa mai più, ma adesso... A inizio gioco non è una scelta molto intelligente. Ma si buttò giù se ti ricordi, perché mi pare lo buggai. Ah guarda, per te mi metto un fucile a pompa. Buono. Direi sì, visto che è qui. Io sono sempre dell'idea, più potenza di fuoco è meglio è. Nel primo lui ce l'ha come Salvador la possibilità di fare troiai in lotta per la vita. Oh no. No, no. Me la fa me. Ok. Noi effettivamente non l'abbiamo mai messo mezza miniatura, ma. Penso di non mai. Guardavo anche gli altri canali. Ma fai un mezzo, ma. È più uno sbatti che il resto. Ma... No, ha ragione Simone. Dovresti metterle, sì. Vedono le cose più pulite, in ordine. Vedete quello che solitamente è che guardi quello che va. Guardi il coso con tutte miniature, quelle sono. No, deve essere. Non hai voglia, di la verità. No, è che è un cosotto perché. Allora, fammi vedere. Presier. Ah, ma mi pare che se non ricordo male sono differenziate. Che quello che ci segna mi pare tutto sulla sinistra. Sulla sinistra, destra, non mi ricordo dove. Perché aspetta, sì. Simone glielo dà perché posta una cosa sola. Quindi c'è più. È un po' come su YouTube, visto? Te posti più file. Vabbè, te le fa lavorare. C'è una versione più streamingzita delle. Ah, sì. Quale scrivo, quale top. E te ovviamente non hai quello delle modifiche. Non dovrei andare lì cosa per cosa flippare tutte le miniature. Tanto per come viene utilizzato un top. Una bella idea, cazzo. Capite di un tablo, magari.
Per esempio, su Instagram lo faccio, perché Instagram, per esempio, nei vari step te lo fa fare quasi te lo dai quasi in automatico. Infatti, Instagram su Twitch abbiamo quasi tutte quelle miniature. Qui c'è già il coso viola? Te lo dico. Non guarda se c'è viola. Ma ci dovrebbe già fare, avevi presa pure viola, no? Infatti. Da vendere. Ah, questo però. Ah, dai, lo vendo te. E direi che ci fermiamo qua. Almeno domani si fa quella di Crisiera e poi si fa tutto su. Perché mi pare. Allora, direi che ora me la sono ricordata questa. Se ti ricordi, Mirko, te la ricordi la mappa? È quella dove sulla sinistra è tutto un percorso che mi pare solo la quest principale, mentre le secondarie mi pare erano tutte qui sulla destra, più ovviamente il claptrap. Poi direi che si fanno prima le secondarie. Ok. Allora, quindi, ragazzotti, tanto là, torna il Dexpot. Noi, come sempre, vi ringraziamo tutti quanti per averci tenuto compagnia con Borderlands. Ci vediamo domani, dove andiamo a picchiare il tipo, che non mi ricordo più il tipo cattivo. Infatti domani la chiamiamo frammento della chiave della cripta. E niente, ragazzi, vi auguriamo a tutti una buona serata e noi ci vediamo.